stata una pausa buona, opportuna, i ragazzi sono tornati a casa, perché è un po' come sotto il militare, c'è bisogno anche di ritornare a casa in famiglia. Maione ha continuato a lavorare con il Beach e io ne ho approfittato per girare un po' e trovare gli italo-francesi. E quindi oggi ci ributtiamo sul campionato con una partita, secondo me, come quella del Chiaravalle, tirata, sarà tirata. L'Ambra è una buona squadra, ha una buona batteria dei terzini, sicuramente anche gioca bene, abbiamo visto un paio di partite. Mi aspetto una partita come a Chiaravalle punto a punto. Abbiamo accumulato 11 partite tra amichevoli e campionato, e per dei ragazzi di 16-17 anni che erano abituati a farne 16 in Under 17 o in Serie B nell'intero arco di un anno, questo sicuramente è stato un grande impulso al loro miglioramento. Infatti secondo me sono molto migliorati dal punto di vista tattico, perché, come voglio ricordare, questa prima parte è stata un po' di sviluppo del gioco di squadra. Ora da diverse settimane abbiamo anche incrementato il lavoro individuale, però con le amichevoli e queste partite la gestione della gara viene sempre più naturale, questi ragazzi stanno molto migliorando. Alle porte c'è, oltre al campionato, anche il primo raduno di questa squadra, in realtà della nazionale Under 17, questa squadra con le aggiunte dei ragazzi che arrivano da fuori, sarà un ulteriore momento di verifica. Sì, in effetti ogni mese, 4-6 settimane, voglio invitare questi 5-6 ragazzi che non fanno parte del campus, ma almeno per quello che riguarda la fine della stagione sportiva dell'anno scorso, meritavano di stare nell'Under 17, per cui non spostiamo i nostri, ci sono poche spese. Da mercoledì stanno di nuovo nelle loro sedi, domenica si aggregheranno 5 ragazzi: Stojanovic e Urbaz del Trieste, Strasser del Merano, Rossi portiere del Camerano e Grassi pivot del Fasano.